Mister Larezzo ha perso in amichevole a Lucignano 1-0, stamattina ha fatto allenare la squadra prestissimo. È preoccupato? No, assolutamente preoccupato no. Ho voluto che si abituassero a vedere anche come inizia la giornata in una splendida città come questa. Magari le prime luci del mattino fanno bene, o magari la brezza, no, mattutina, quindi li ho portati al campo, loro erano contentissimi e abbiamo lavorato su quelle argomentazioni magari che ieri sera non mi hanno convinto. Punire no, poi è masochismo, io non sono un masochista, mi tengo una persona abbastanza intelligente. Ecco, che facce avevano i giocatori stamattina? Erano arrabbiati oppure Ma penso che con Capuano è difficile essere arrabbiati, nulla. Loro fanno questo mestiere e noi che lavoriamo nel calcio siamo fortunatissimi. Se ogni tanto magari ci leviamo qualche ora prima, non è la fine del mondo. Il problema sono coloro i quali si alzano alle 4 la mattina e non hanno il tempo per asciugarsi il sudore perché è tutto nero. Il problema è di quella gente, noi siamo dei fortunati. Mi chiedo invece se è preoccupato per le condizioni di Feola, che nell'amichevole è uscito dopo pochi minuti. Come sta e come sta anche Cori? Ma Cori penso che l'infortunio lo abbia smaltito al 100%, può avere come sì, e sicuramente avrà un problema di minutaggio in fase di condizione. Sicuramente lui è stato fermo per molti giorni, quindi ha perso un pochettino di condizione organica. Per quanto concerne il recupero, lui ha recuperato appieno, quindi su questo non c'è ombra di dubbio. È normale che la condizione non è ottimale. Feola, purtroppo. È un momento poco felice, no? Dove magari siamo, no, non cerco mai alibi, facciamo questo mestiere, è un momento magari difficile. Penso che Feola difficilmente lo avremo a disposizione. Era in questo momento un giocatore importantissimo, ha avuto un piccolo problema muscolare. Non ancora abbiamo fatto gli esami ecografici, però per quella che è la mia carriera lunga, ne ho viste di tutte, ho visto tante situazioni. Le sensazioni, secondo me, non sono di un infortunio lungo e grave. Ma lei sa benissimo, anche se è un edema o è una piccola contrattura, è difficile recuperare in 48 ore. Però ritengo che non sia assolutissimamente nulla di grave. Arriva la Carrarese, mister, imbattuta e soprattutto piena di ex, no? C'è Vitiello davanti, c'è Ed Dettori e soprattutto c'è Orazio Erpen. Che partita sarà quella di sabato? Ma affrontiamo una squadra imbattuta, una squadra forte, secondo me è diventata fortissima perché avranno a disposizione anche Infantino che la commissione tesseramenti ieri gli ha dato l'autorizzazione affinché codesto giocatore possa giocare. È una squadra molto forte, molto esperta, con giocatori importanti. Rivedrò con estremo piacere due calciatori, perché Vitiello è stato poco con noi, che l'anno scorso non hanno fatto bene, hanno fatto di più, quindi li rispetto come uomini e come calciatori. Sicuramente sarà una partita bella, intensa, aperta a qualsiasi risultato, ma mi auguro che a vincere siamo noi, anche perché battere una squadra imbattuta ci darebbe ancor più autostima e magari qualche partita che sicuramente avremmo meritato molto di più, speriamo che domani, ecco, dopodomani la fortuna ci arrida un pochettino, via. Ecco, buone prestazioni in casa, ma manca ancora la vittoria. Teme un po' di ansia da prestazione per sabato sera, mister? No, la prestazione noi la faremo e giocheremo un ottimo calcio, su questo non c'è ombra di dubbio, quindi affronteremo con le stesse argomentazioni la Carrarese. Avendo un rispetto illimitato di questa squadra, noi magari l'anno scorso eravamo una squadra che si preoccupava di non far giocare l'avversario. Quest'anno noi ci preoccupiamo di giocare noi con i nostri codici. Ripeto, rispettando in maniera illimitata una squadra molto forte, però noi siamo convinti di essere una buona squadra. Un suo ex giocatore questa mattina ha presentato un progetto editoriale che la riguarda. Sì. Ci sono su Facebook, soprattutto i tifosi aretini hanno già scritto: questa sarà la Bibbia del calcio.
Sto ragazzo che io onestamente non ricordavo perché lui era un pulcino quando io a 23 anni gestivo l'Erayon. Mi ricordo quell'anno diventammo campioni d'Italia con la categoria giovanissimi, battemmo l'Almas Roma 2-1 in casa nostra a Gromola e 0-0 al Tre Fontane di Euro, quindi ho una buona memoria. Lui mi ha chiamato un paio di mesi fa, mi dice: Mister, guardi, io sto scrivendo la sua storia. L'ho letto, sarà un libro, ritengo, interessantissimo, dove ci sono tante situazioni che io avevo totalmente dimenticato, dove c'è addirittura un paragrafo intero su Vincenzo Montella con degli aneddoti importanti. Quando lui aveva 13 anni, rimanemmo qui mentre andavamo a Empoli tutta la notte in autostrada proprio a Valdarno, perché io avevo la BMW, si fermò quando lui si fece male e gli riscontrarono l'arritmia cardiaca. E quindi quando io dicevo a 13 anni, e nel libro c'è scritto che lui sarebbe arrivato in nazionale, quindi c'è una serie di situazioni. Io lo comprerei, no, io comprerei no, perché io lo regalerò a coloro i quali me lo chiederanno, do la mia parola d'onore, però io lo leggerei. Se fossi un tifoso di una squadra italiana, il libro di Ezzelino Capuano lo leggerei, perché l'enfatizzazione di un personaggio, di una persona vera, che le cose non le dice mai con grande banalità. Quindi penso, e mi auguro soprattutto per Raffaele Cirillo, che ha scritto questo libro con tanti sacrifici, che questo libro abbia un grosso successo. Grazie mister. Arrivederci. Grazie.